Devo recuperare la forma ottimale, però sono pronto, sto lavorando per raggiungerla il prima possibile e quindi spero che sia il primo di alcuni. Ma secondo me siamo due attaccanti che per certi versi simili, nel senso che di movimento a tutti e due piace correre, attaccare la profondità, dare una mano in fase difensiva. E lui è molto giovane, però secondo me è molto pronto per l'età che ha, molto più avanti rispetto magari a tanti ragazzi della sua età, perché in campo non sembra così giovane, alla fine ha 20 anni, quindi tanto di cappello a lui per la personalità con cui gioca, la voglia che mette in campo. Io penso che a prescindere da chi giochi, dalla coppia d'attacco che giochi, dobbiamo cercare di trovare sempre le soluzioni migliori, cercare di conoscerci al massimo tutti e mettere le proprie caratteristiche a disposizione anche del compagno. Io so che magari se gioco con Mattia Ramu, ad esempio, magari una delle sue qualità può essere quella di cercare la profondità, c'ha il piede per farlo, la visione di gioco e tutto. Magari con altri giocatori sono altre le caratteristiche che hanno io devo cercare magari di mettermi a disposizione delle caratteristiche di ognuno e gli altri devono fare lo stesso con me e via dicendo. Sì, sicuramente mi è dispiaciuto stare fuori perché arrivare in una piazza come Bari comunque per me è motivo d'orgoglio. Avevo da subito tanta voglia di cercare di far bene, di dimostrare e di mettermi a disposizione della squadra. E sono cose che capitano, purtroppo non sono da mettere in conto in qualche modo, quindi è passata e sono contento di essere tornato e appunto lavorerò per cercare di tornare al 100% il prima possibile. E sì, chiaramente la Serie A è un sogno, dai, tutti quelli che iniziano a giocare sognano di arrivarci, quindi è un sogno che ho anch'io, credo di poterci ancora arrivare, lo spero, e farò di tutto fino a quando sarò in campo e giocherò a calcio per cercare di arrivarci, ecco. E, diciamo che io ho parlato col mio procuratore ancora prima di partire in ritiro e mi aveva chiesto se mi sarebbe piaciuta come opzione la possibilità di venire a Bari. Io gli avevo dato subito la mia piena disponibilità. E poi ho iniziato il ritiro col Monza, si è aperto uno spiraglio per poter rimanere a Monza appunto e rimanere a giocare lì in Serie A, e quindi mi sono concentrato sul ritiro, sul cercare di fare un buon ritiro. E poi le cose sono andate diversamente, il Monza ha preso altre scelte e tutto, e appena c'è stato il via libera sia del Monza che del Bari sono arrivato. Io sono tranquillo, nel senso, tanto io so, c'ho la coscienza pulita perché cerco sempre di dare il massimo e di fare il massimo, quindi a prescindere da quello che si aspettano gli altri, sono io il primo ad aspettarmi, a volere tanto da me stesso, non mi preoccupa più di tanto la pressione della piazza, o anche perché qualcuno dice che comunque la pressione è un privilegio, nel senso che vuol dire che mi sono meritato e conquistato la possibilità di giocare in una piazza come Bari e giocare davanti a tante persone in una piazza calda che vive di calcio è un orgoglio e appunto un privilegio, per cui io la vivo serenamente e cercherò appunto di fare il massimo e non è un problema questo. Ma io penso che fino adesso chiaramente
neanche noi siamo contenti dei punti che abbiamo raccolto, però io se analizzo il percorso in queste partite lo valuto positivo, perché comunque non ho visto una squadra che ci ha messo sotto, perlomeno non per 90 minuti, perché poi in una partita ci sono tante partite, quindi è capitato che magari abbiamo sofferto per dei pezzi di partita, però abbiamo fatto soffrire anche gli altri sempre, per cui secondo me ci manca poco per vincere le partite. Poco intendo non poco tempo, intendo poco magari a livello d'attenzione, a livello di metterci quel qualcosa in più per riuscire poi a portare a casa i tre punti, perché è vero che abbiamo vinto solo una volta, però è vero anche che fino adesso abbiamo perso poco ed è comunque un segnale positivo, perché la Serie B io un po' di tempo che la faccio ed è difficile. Non basta la piazza, non basta la squadra, non basta. Ci sono mille esempi di squadre che sono in difficoltà, che sono retrocesse anche con degli squadroni, e squadre che magari con poche aspettative sono arrivate a vincere i campionati, perché è un campionato difficile dove non contano solo le qualità, ma conta tanto l'unione del gruppo, l'attenzione, la concentrazione, la costanza. E secondo me noi siamo sulla strada giusta, dobbiamo migliorare su determinati aspetti che poi ti portano appunto a vincere le partite e a fare i punti che poi servono per raggiungere gli obiettivi. E per quanto riguarda la Reggiana, secondo me è una partita come tutte, nel senso contro una squadra forte, organizzata, che sta facendo comunque un buon percorso, che ha avuto delle difficoltà come noi e come quasi tutti gli altri, che in altre partite ha fatto molto bene, e noi dobbiamo pensare a noi, a fare quello che stiamo facendo, cercando appunto di limare quei piccoli errori e quelle disattenzioni magari che ci hanno tolto qualcosa. Ma secondo me siamo a un passo dalla zona playoff, anche a un passo dalla zona playout, però dipende tutto da che parte si guarda la cosa. Però a parte questo, noi dobbiamo, come dicevo prima, pensare partita per partita, perché il campionato è appena iniziato, è un campionato lungo dove la storia insegna che tutto può cambiare in poco tempo, sia nel bene che nel male, quindi noi dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare, non dobbiamo stare tanto a pensare a quello che succede fuori o alle aspettative. Noi dobbiamo andare in campo cercando di vincere tutte le partite, sapendo che non, probabilmente qualcuna la vinceremo, qualcuna la perderemo, però l'obiettivo deve essere questo, deve essere quello di fare la prestazione, appunto di alzare la concentrazione, e cercando di vincere, perché poi è quello che alla fine conta nel calcio, quindi questo è. No, non mi ha dato fastidio, perché comunque come posso dire, capisco la piazza che magari ha delle aspettative o comunque voleva in quel momento lì, o anche in questo momento, non lo so, un altro attaccante, un altro, però io penso che, o meglio, sono abituato a ragionare così, nel senso, io penso a quello che devo fare io, non a quello che devono fare gli altri, e non mi concentro sul fatto appunto che magari la piazza vuole un altro attaccante, come non mi concentro, non mi sono neanche mai fermato a pensare se la squadra abbia bisogno o no di un altro attaccante, perché se dovessi pensare a quello che devono fare anche gli altri o che dovrebbero fare anche gli altri, penso che toglierei energie e concentrazione su quello che devo fare io, quindi non so risponderti sul fatto se la squadra sia completa o no, perché non è un problema mio. Io penso andare in campo, dare il massimo, giocare e basta, quindi non lo so. Sì, sicuramente la mia caratteristica principale è quella di attaccare la profondità, e quindi mi piace quel tipo di gioco lì, la palla in profondità. Penso che comunque, sai, secondo me il calcio è strano, perché magari in questo momento qua
non stiamo facendo tantissimi gol, però magari tra, mi auguro già dalla prossima, può capitare che magari fai tre gol a partita. Non credo che sia mancato molto sotto questo aspetto. Io penso appunto più che altro che ci sia mancata quel famoso centimetro per poter vincere le partite, nel senso magari appunto il fatto di aver preso due gol appena avevamo segnato sia col Catanzaro che con il Como, e magari alcune disattenzioni che poi noi analizziamo, guardiamo, che magari con un posizionamento migliore, con una marcatura preventiva, avremmo potuto evitare. E sono queste secondo me le cose principali che ci sono mancate e che fanno parte del gioco, però noi chiaramente dobbiamo lavorare per cercare di sistemarle, e poi soprattutto ci sono anche gli altri in campo, perché noi comunque fino adesso abbiamo incontrato squadre che anche sulla carta sono squadre di un ottimo valore, che hanno costruito squadre rose per cercare di vincere il campionato, quindi non è facile giocarci contro, ecco. Io credo che se venga fatta questa domanda a un giocatore del Parma o del Palermo, risponderà che col Bari è stata una partita tosta, che il Bari è una squadra forte, che è stata costruita. Infatti l'hanno detto. Non mi sono pentito, perché comunque io quando prendo una decisione poi non ci ritorno, nel senso in quel momento lì pensavo fosse la scelta giusta da fare, quindi va bene così. Cambiare squadra a gennaio non è mai semplice, perché comunque in quel caso lì, ad esempio nello specifico a Pordenone, ero in un momento d'oro, nel senso che avevo fatto mi sembra 6 gol di fila, quindi ero in fiducia, in un ambiente dove mi trovavo benissimo e tutto, e andar via a volte può cambiare le cose, non perché a Monza mi sia trovato male o perché magari, non lo so, magari può essere il modo diverso di giocare, tante situazioni che sì, ma non è neanche tanto questo secondo me, è proprio poi perché poi ci sono delle situazioni in cui magari un attaccante non trova il gol, si interstardisce e quando è così è sempre più difficile segnare, e ci sono tante situazioni dove magari ci sono mille esempi di giocatori che cambiano squadra a gennaio. Mi viene in mente ad esempio Vlahovic quando andò alla Juve dalla Fiorentina, che ebbe delle difficoltà, non perché mi paragono a Vlahovic, ma per fare un esempio. Perché cambiare ambiente in un ambiente dove funziona tutto e dove va tutto bene, non sempre i risultati arrivano subito. Sì, no, ma è una domanda lecita, però non è andata così, ma perché evidentemente non me la sono meritata. Io penso che ognuno abbia poi nella vita quello che merita, no? Quindi magari ad oggi mi è mancato qualcosa per poterla giocare, non lo so, può essere anche che non sia abbastanza bravo per poterci giocare, ma non è una cosa che mi assilla, ecco. Io quando dico proverò a fare di tutto per andarci, nel senso che io cercherò, come ho sempre fatto, cercherò sempre di dare il massimo. E se guardo il bicchiere mezzo pieno, io comunque fino a 23 anni giocavo nei dilettanti, quindi essere riuscito a fare fino adesso la carriera che ho fatto, che sto facendo, comunque è un motivo d'orgoglio. Mi farebbe piacere poter riuscire ad arrivare in Serie A, non so se ci riuscirò, perché come dici anche tu, comunque ho 31 anni, non è che sono un ragazzino,
Però io penso che l'obiettivo deve essere sempre quello, quello di migliorarsi. Quindi io punto a quello, poi se mi porterà a giocare in Serie A o meno non lo posso sapere. No, ma i fischi noi li accettiamo, ci mancherebbe, nel senso che comunque tutta la curva ci ha sostenuto dal primo minuto al 90esimo, poi alla fine evidentemente anche giustamente magari non erano contenti dell'ennesimo pareggio e ci sta che ci fischino. Come dicevo prima, noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare appunto a fare il possibile per cercare di riuscire a vincere. Noi stiamo quando abbiamo ripreso gli allenamenti, il primo pensiero è stato subito la Reggiana, e preparare al meglio la partita per cercare di andare là a vincere. E del gruppo io ho trovato un bellissimo gruppo con i grandi e i vari Di Cesare, Maiello, Puccino, che sono un po' lo zoccolo duro, penso, dello spogliatoio, che hanno accolto benissimo i giovani nuovi, facendoci capire quello che è il Bari, quello che hanno vissuto loro in questi anni e come è impostato il gruppo, ecco. Quindi un gruppo ottimo di bravi ragazzi che lavora, e dobbiamo appunto solo cercare di migliorare quegli aspetti che ci possono portare a poi a vincere.